far raggiungere il proprio messaggio politico alla cittadinanza stamattina in piazza Sant'Alfonso. È il Movimento 5 Stelle che stamattina ha installato un gazebo per lanciare una proposta e una iniziativa al comune della città. Crediamo nella democrazia diretta. Per fortuna il comune di Pagani per statuto prevede delle azioni di democrazia diretta tramite appunto le petizioni. La nostra petizione oggi prevede appunto che con la raccolta di un minimo di 600 firme il Consiglio Comunale deve discutere la nostra proposta. La nostra proposta è appunto quella di rendere gratuita la sosta ai cittadini che hanno il contrassegno di diversamente abili nelle strisce blu, che oggi purtroppo è a pagamento. Tanti comuni hanno fatto già questa scelta, si tratta di una scelta che è in capo alle amministrazioni comunali, per cui a breve completeremo queste firme e le consegneremo ai consiglieri comunali, i quali speriamo bene prendano di buon grado la proposta. I cittadini stanno rispondendo molto bene, abbiamo raggiunto più della metà delle firme necessarie per presentare la petizione e hanno capito anche i cittadini che è una battaglia di civiltà, non ha colore politico, non ha nessuna bandiera, è una questione di giustizia civile per i cittadini meno fortunati che soffrono di una disabilità. Abbiamo veramente raggiunto un grosso risultato, vediamo la cittadinanza veramente vicina alle problematiche della proprie poi, che sono di loro stessi, e stiamo anche sostenendo, dando supporto e sostegno a livello proprio pratico agli esclusi alla graduatoria dei fitti 2015, che siamo occupati proprio noi con un'istanza che facemmo al comune qualche mese fa, appunto per far riaprire l'iter della graduatoria che non, ancora da 3 anni non era stata presa in considerazione.